Nel 2154, una compagnia interplanetaria terrestre, la RDA, è da alcuni anni all'opera su Pandora, un mondo primordiale ricoperto da foreste pluviali, la cui flora e fauna sono di dimensioni superiori rispetto a quelle terrestri. Tra le specie del pianeta, ve n'è una di umanoidi chiamati Navi. Essendo l'atmosfera tossica per gli umani, sono stati sviluppati gli Avatar, cioè ibridi creati in laboratorio con geni umani e geni Navi. Ogni Avatar può essere utilizzato e controllato solo dall'essere umano il cui DNA è stato impiegato per comporlo. Il collegamento viene effettuato grazie a una speciale capsula tecnologica, dove il soggetto trasferisce coscienza e anima nell'avatar. La RDA è interessata ai ricchi giacimenti di Unobtainium, un cristallo ferroso che sarebbe la risposta ai gravi problemi energetici della Terra. Un abbondante giacimento è situato sotto l'insediamento del clan Navi degli Omatikaya, l'albero casa, che la RDA ha tentato di far allontanare attivando il programma Avatar, guidato dalla dottoressa Grace Augustine, che è riuscita a insegnare la lingua umana ai Navi e ad apprendere la loro cultura. Ma i rapporti si sono guastati dopo alcuni incidenti e la via diplomatica viene criticata dal dirigente Parker Selfridge e dal colonnello Miles Quaritch. Intanto approda su Pandora l'ex marine invalido Jake Sully, che ha accettato di rimpiazzare il fratello gemello Tommy, uno scienziato a lungo addestratosi per pilotare un avatar, ma che, poco prima di partire, è stato ucciso. Jake, lautamente pagato per sostituire Tommy, accetta l'offerta del colonnello Quaritch. In cambio di informazioni utili per un attacco militare, potrà sottoporsi a una costosa operazione chirurgica sulla Terra e riavere l'uso delle gambe. Jake impara velocemente a controllare il proprio avatar e viene aggregato a una spedizione nella foresta con Grace, lo scienziato Norm Spellman e l'elicotterista Trudy Shadon. Il gruppo si imbatte in un Thanator, un feroce animale predatore, che attacca Jake, che si salva tuffandosi in un fiume, ma non riesce a trovare gli altri. Rimasto solo nella notte, Jake rischia di soccombere a un branco di lupi vipera, quando lo salva una guerriera Navi che lo stava spiando. È la principessa nei tiri degli Omatikaya, la quale si rivela capace di parlare la lingua umana, e dopo un segno di Eiwa, la divinità panica venerata dagli indigeni, conduce Jake all'albero casa. Qui Jake dichiara al capoclan Eyutukan e alla compagna sciamana Moat, genitori di Neytiri, di voler conoscere usi e costumi Navi e, nonostante la diffidenza del guerriero Tsutei, il promesso compagno di Neytiri, gli viene concesso di rimanere. Sotto la guida di Neytiri comincia ad apprendere nozioni sul popolo dei Navi. Il gruppo si trasferisce al sito 26, un campo avanzato dotato di capsule. In 3 mesi Jake impara la lingua e le usanze Navi, diventando infine cacciatore dopo aver domato un Ikran. È così accolto dagli Omatikaya e corona anche il suo amore con Neytiri. A questo punto la sua determinazione nella missione per conto di Quaritch vacilla, tanto che arriva a mettere fuori uso uno dei bulldozer della RDA, impegnato a radere al suolo alcuni alberi sacri. Scoperto dal colonnello e da Selfridge e riportato alla base RDA, Jake li convince a tentare un'estrema trattativa con gli Omatikaya, mentre Quaritch parte alla volta dell'albero casa per distruggerlo. Jake, affiancato da Grace, rivela al clan il vero motivo della sua presenza, provando a convincere gli Omatikaya a lasciare il villaggio. Considerato un traditore, viene ripudiato con Grace. Subito dopo, Quaritch, giunto con la propria nave comando Dragon e un gruppo di elicotteri, abbatte l'albero casa e provoca la morte di Eyutukan. Intanto, nella base, il Marine viene scollegato dall'Avatar e incarcerato con Grace e Norm. Con l'aiuto di Trudy e dello scienziato Max Patel, i tre fuggono a bordo dell'elicottero, ma Grace rimane gravemente ferita. Giunti al sito 26, prelevano il modulo con le capsule spostandolo vicino all'albero delle anime, il luogo più sacro agli Omatikaya. Jake decide di ritrovare il loro consenso compiendo un'impresa leggendaria, domare il Toruk Leonopteryx, la più grande creatura volante su Pandora. Dopo esserci riuscito, Jake è riaccettato da Neytiri e dal clan e chiede aiuto per salvare Grace, la quale però muore nel corso del rituale. Jake raduna in un solo giorno 15 clan per combattere l'RDA. Nella battaglia finale, i Navi, dopo un iniziale successo, soccombono alla tecnologia nemica. Norm perde il suo avatar, Trudy viene abbattuta e Tsutei viene ucciso.
Le creature di Pandora, però, influenzate dalla divinità Eiwa, assaltano e sconfiggono gli umani. Intanto, Jake distrugge il bombardiere sul punto di colpire l'albero, per poi abbattere la Dragon. Quaritch combatte contro Jake con un esoscheletro da combattimento. Inizialmente alla meglio, ma appena prima di ucciderlo, viene trafitto dalle frecce di Neytiri. I navi raggiungono la base terrestre e impongono agli umani di lasciare Pandora. Ad alcuni, tra cui Norm e Max, è concesso di rimanere. Jake, durante una cerimonia sacra con tutta la tribù sotto l'albero delle anime, lascia il suo corpo umano ed entra per sempre nel suo avatar. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.